È ufficiale, Cristiano Ronaldo non parteciperà alla trasferta di Benevento. Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha deciso di concedere un turno di riposo al portoghese prima della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev in calendario mercoledì 2 dicembre. Il fuoriclasse portoghese quindi non prenderà parte alla gara di campionato in programma sabato alle 18 allo stadio Vigorito. Si fa sempre più concreta quindi l'ipotesi di Dybala al fianco di Morata in attacco. Torna invece Bonucci, regolarmente convocato. Domenica 29 novembre il Napoli si scontrerà con la Roma allo Stadio San Paolo, un incontro importante a cui però non potrà partecipare Kumbulla, che secondo il suo agente Gianni Vitali sarebbe stato felice di giocare contro i partenopei. Gli avrebbe fatto sicuramente piacere. Il Napoli aveva espresso un forte interesse per lui a gennaio, ma non si era pronti per decidere il futuro. Poi anche il Covid-19 ha cambiato le panoramiche di mercato. Ora è alla Roma, club nel quale si trova veramente benissimo. Ha infatti dichiarato il procuratore a Radio Marte nel corso della trasmissione «Si gonfia la rete». L'agente si è poi soffermato a parlare del club capitolino e dei suoi risultati. Si tratta di una squadra ben costruita, un mix di calciatori forti ed esperienza. Ha dei giocatori come Veretout che sono bravissimi, è molto forte dietro. Una squadra completa. Non mi sorprende a livello tecnico l'andamento della Roma. Fonseca ha dei grandi meriti. Non è mai facile fare bene come sta facendo lui, anche perché Roma è una piazza importante, ma delicata. Ha affermato Vitali durante il suo intervento. Il mondo sta ancora piangendo la morte di Diego Armando Maradona e mentre da tutti i paesi arrivano messaggi di cordoglio, Napoli si è attivata per rendergli il giusto omaggio. Poco dopo la tragica notizia della scomparsa, nel capoluogo campano è nata un'idea, lanciata sia dal sindaco De Magistris che dal presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, dedicare lo stadio San Paolo all'ex numero 10. Ora quell'idea sta per diventare realtà. Lo ha confermato tramite Facebook la presidente della commissione toponomastica Laura Bismuto, scrivendo: «Ho il piacere e l'onore di annunciare alla città che, di concerto con il sindaco e con l'assessora alla toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo stadio della città di Napoli a Diego Armando Maradona». Anche il sindaco Luigi De Magistris ha confermato la veridicità della notizia durante un'intervista a RTL 102.5, affermando che l'iter è già avviato e i tempi saranno molto brevi. Dopo il commosso addio a Maradona, idolatrie a parte, ecco il campionato. Il Milan, reduce dal pareggio di Lilla, senza Ibrahimovic, affronterà una Fiorentina un po' in crisi, ma con Ribéry. Conte mangerà il panettone, col Sassuolo Brozovic recuperato. Emiliani lanciatissimi. La Roma ritroverà Dzeko allo stadio Maradona di Napoli contro un avversario che ha vinto con il Rijeka. Sul campo di un Benevento in fiducia, la Juve, che con Ronaldo e Morata può andare lontano. Recuperati Chiesa e Alexandro. Dopo l'impresa di Liverpool, l'Atalanta di Ilicic e Muriel dovrà misurarsi con la difesa del Verona. La Lazio, reduce della vittoria in Champions, con il ritrovato Milinkovic affronterà un Udinese in ripresa. Per il Cagliari, senza Simeone, ma con Pavoletti, uno Spezia in forma. Il Bologna alle prese col fanalino di coda Crotone. Torino-Sampdoria e Genoa-Parma si giocheranno lunedì.